Ebbene sì, la curiosità era tanta. Come giocherà la Juventus di Pirlo? Qualche risposta l'abbiamo trovata dopo la prima amichevole stagionale giocata dalla Juventus contro il Novara. Analizzeremo tutto nel dettaglio con la lavagna tattica, con le slide, con tutto ciò che caratterizza questo canale. Ma prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale stesso ed attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i video in uscita e di seguire MiScouting su tutti gli altri social, Instagram e il sito internet, dove trovate informazioni relative ai corsi di Match Analysis e Scouting. Stanno per iniziare i corsi di ottobre, quelli di settembre sono ormai sold out. Ci sono offerte di lavoro sia in Italia che all'estero per quanto riguarda il mondo del calcio. Poi c'è Twitch, dove andiamo in diretta tutti i giorni, Facebook, Twitter, insomma ragazzi, ci vediamo anche sugli altri social. Ma chiusa questa doverosa parentesi, ragazzi, iniziamo con l'analizzare nel dettaglio la prima Juve di Pirlo. Allora, prima di iniziare, ci sono sensazioni positive, sensazioni negative. Devo ammettere che se fossi un tifoso juventino, io guarderei al futuro con cauto ottimismo. Cauto perché ovviamente è la prima partita stagionale, è un amichevole, insomma, ci sono tutte le incognite ancora pertinenti a questa situazione, ma non nego che io ero uno dei dubbiosi per quanto riguarda l'arrivo di Pirlo sulla panchina bianconera. Ma per iniziare con l'analisi, come sempre, iniziamo guardando il modulo. Allora, la Juventus scese in campo con una solita maglia arancio fluorescente, è scesa con un 1-3-5-2, quindi difesa 3. Pirlo aveva annunciato qualcosina durante la sua conferenza stampa, però ovviamente i punti interrogativi erano diversi. Il Novara si è contrapposto alla formazione appunto arancio fluorescente con un 4-3-3, ma ci sono diverse particolarità dello stile di gioco di questa Juventus che andremo ad analizzare. La fase di costruzione come risultata, secondo me, molto molto interessante. Secondo me la Juventus ha giocato con quello che io definirei un cavatappi, sapete, quello utilizzato per togliere il tappo dalle bottiglie di vino. Andremo a vedere perché. Durante la fase di non possesso ho ancora qualche dubbio e secondo me la squadra soffre ancora una certa mancanza di equilibrio. Ci sono stati scambi di posizioni interessanti, ma iniziamo con la fase di costruzione del gioco, che secondo me è la parte più interessante di quello che si è visto durante la prima amichevole. Allora, la palla è giocata quasi sempre rasoterra, i lanci in avanti o comunque i palloni alzati sono relativamente pochi, però iniziamo dalla fase di iniziazione, palla a terra, palla tra i piedi della difesa, sono i tre centrali ad iniziare appunto l'azione e come viene iniziata appunto la stessa attraverso passaggi sul corto verso soprattutto i centrocampisti. Centrocampisti che ricevendo palla o giocano verso gli esterni di centrocampo, Alessandro per quanto riguarda la formazione iniziale da un lato, Quadrado dall'altro, ma abbiamo visto anche dei movimenti a venire incontro degli attaccanti, soprattutto Ronaldo è risultato abbastanza mobile, quindi anche centralmente la Juventus inizia e sviluppa la manovra, forse soprattutto centralmente, ma approfondiremo il tutto strada facendo. Detto ciò, la manovra viene continuata attraverso scambi per zone centrali. Abbiamo visto le due punte comunicare molto frequentemente e anche con una certa qualità, devo dire, oppure l'alternativa è il passaggio sull'esterno verso l'esterno di centrocampo che si alza, che potrà poi concludere attraverso un cross. Quindi, detto ciò, palla a terra, sviluppo secondo me soprattutto centrale. Ovviamente gli esterni sono stati molto sollecitati, hanno crossato diverse volte, ma la gran parte del gioco sviluppato dalla Juventus secondo me è stato concentrato nelle zone centrali. Movimenti senza palla, cambi di posizione, scambi di posizione. Quindi ragazzi, una Juve molto tecnica, molto anche piacevole da vedere, perché no? È vero che il fatto che questa sia un'amichevole di campionato deve essere una scusante per quanto riguarda gli errori che la squadra ha effettuato, le incertezze che ha dimostrato, ma bisogna anche elogiare il fatto che nonostante sia un'amichevole la Juve abbia già una certa identità e giochi un calcio fluido e ripeto, piacevole da vedere. Per tradurre tutto ciò che abbiamo detto e soprattutto visto durante questa amichevole, andiamo a vedere col video della lavagna tattica come la squadra di Pirlo ha effettivamente giocato. Quindi palla ai difensori, ai tre di difesa che giocano soprattutto verso le mezziali che vengono incontro. A questo punto gli attaccanti che vengono incontro a loro volta creano una certa varietà di opzioni, giocano di sponda come possiamo vedere in questo esempio, giocano allargando palla sugli esterni, i centrocampisti, quelli centrali a loro volta molto coinvolti, che rigiocano verso gli attaccanti che comunicano spesso e bene tra di loro, andando a trovare il tiro in porta con una certa frequenza dalle zone centrali. Forse da questo punto di vista non è tutto oro
quello che luccica. Perché dico questo? Perché lo vedremo successivamente, forse questa insistenza a giocare e ad occupare gli spazi avanzati del campo porta ad un certo schiacciamento, ma approfondiremo tutto immediatamente. Iniziamo con le note positive viste durante l'amichevole. Allora, ho già approfondito ed elogiato in qualche modo l'impostazione generale della manovra, ma per scendere ancora di più nel dettaglio, ragazzi, gli scambi di posizione che abbiamo visto, secondo me, sono risultati molto interessanti. Allora, abbiamo visto i difensori centrali a volte scambiarsi di posizione con le mezzali, ho visto in una situazione Chiellini e Rabiot invertirsi, secondo me una situazione molto interessante che può dare equilibrio durante la fase di possesso palla. Abbiamo visto le punte molto mobili scambiare posizione, quindi già con le mezzali, come abbiamo detto prima, ma anche con gli esterni di centrocampo. In una situazione ho visto Cuadrado giocare da attaccante, mentre Kulusevski agire lì sulla zona destra come esterno di centrocampo. Quindi primo punto a favore della Juve di Pirlo. Tutto ciò lo possiamo vedere in maniera più approfondita attraverso queste slide. Allora, questa è l'impostazione utilizzata dalla Juventus in fase di possesso. Vediamo questo cavatappi, come l'ho definito in precedenza, insomma questa forma affusolata partendo dalla difesa che si allarga lì su in alto grazie agli esterni di centrocampo che si alzano. Quindi vediamo i difensori abbastanza alti, li vediamo molto alti sul lato sinistro della slide, i tre di centrocampo a loro volta molto stretti, comunicare bene tra loro passandosi la palla, e quattro giocatori davanti che comprendono i due attaccanti più gli esterni di centrocampo che si alzano. Ma gli scambi di posizione di qui sopra li possiamo evidenziare in questa slide molto interessante. C'è Ronaldo che si abbassa sulla linea di centrocampo, mentre Ramsey che va ad occupare il posto lasciato libero da Ronaldo. È un'impostazione interessante che, ripeto, si è verificata tra diversi interpreti che giocavano appunto in ruoli diversi in settori diversi del campo. Molto interessante, direi. Altro fattore interessante, sembra sia stato risolto un problema storico, soprattutto durante l'ultima stagione della Juventus, ossia la mancanza di densità portata nell'area avversaria. Abbiamo visto in diverse occasioni 4 giocatori, 3 giocatori, 5 giocatori occupare l'area avversaria grazie agli inserimenti dei centrocampisti, agli esterni di centrocampo che provenivano dalla zona opposta alla posizione della palla, che appunto andavano a popolare l'area avversaria. Molti amici juventini saranno contenti di questa cosa, ma non è tutto oro quello che luccica. Infatti, seppur vero che diversi giocatori vanno in avanti, spesso questa offensività ha portato ad un eccessivo schiacciamento dei reparti offensivi. Le opportunità da poter creare, gli sbocchi dei passaggi erano limitati oppure chiusi dalla densità creata a sua volta dal Novara. Quindi spesso la Juve è stata forzata al tiro da fuori, a trovare passaggi forzati, facili da leggere. È un qualcosa che deve essere migliorato. Ovviamente ci sono tutte le scusanti del caso, come già detto in precedenza, però insomma è un fattore che potrebbe essere letto in maniera facile dagli avversari, che potrebbero correre ai ripari o a partita in corso addirittura preparare la partita piazzando il cosiddetto pass. Ma secondo me il più grande punto debole della Juve evidenziato durante questa amichevole stagionale è il fatto che la Juve, appunto essendo molto offensiva, avendo giocato in maniera molto verticale e attaccante, ha lasciato alcune voragini secondo me abbastanza preoccupanti. Anche qui ci sono tutte le scusanti del caso, la forma fisica, la prima amichevole, vanno registrate alcune cose. Però attenzione, spesso a ridosso della linea di centrocampo, come vediamo in questa slide, veniva lasciato solo un difensore, con un certo corridoio sviluppato in ampiezza, lasciato libero dagli altri due difensori che si alzavano in avanti. La Juve è stata esposta a qualche contropiede che possiamo apprezzare in questa slide. In questa occasione vediamo appunto solo un difensore, Danilo in questo caso, ultimo baluardo difensivo, appunto dover resistere al contropiede del Novara, che in questo caso si porta in avanti con 3 giocatori contro appunto il solo Danilo. Tutto ciò è facilmente migliorabile, ma ad onor di cronaca, ad onor del vero, ragazzi, questa occasione, questa situazione si è verificata in diversi punti della partita e effettivamente è un qualcosa di preoccupante per quello che si è visto, ma sicuramente migliorabile. Detto ciò, sono curiosissimo di sapere la vostra opinione. Vi è piaciuta la Juve di Pirlo, a prescindere dalla squadra che voi tifiate? Siete, non lo so, spaventati in quanto avversari, incoraggiati in quanto tifosi juventini, oppure al contrario? Come sempre, ci vediamo qui in basso per parlarne.
L'analisi della prima Juve di Pirlo finisce qui, io spero vivamente che il video vi sia piaciuto. Come sempre lasciate un like se così è stato, condividetelo se vi va. Ci vediamo ad un prossimo appuntamento per una prossima analisi su una squadra o su un giocatore, su tutti gli altri social, su Twitch, tutti i giorni. Detto ciò, come sempre è stato un piacere passare questi minuti con voi. Un salutone e alla prossima!